La Presidenza del Consiglio ieri pomeriggio ha preso contatti con i miei uffici. Il Presidente del Consiglio voleva incontrarmi stamattina alle 9, un incontro riservato tra me e lui. L'abbiamo fatto a Pompei negli uffici della Sovrintendenza, è stato un incontro importante. Io ho posto una serie di punti, soprattutto alcuni, no al commissariamento di Bagnoli. Gli ho detto che noi siamo pronti a una proposta seria, discussa con la città, approvata al Consiglio Comunale, dalla Giunta. Vogliamo dialogare con le istituzioni rappresentative degli equilibri democratici del Paese, quindi il Governo e la Regione Campania. Non siamo quelli del passato, che sono stati immobili o in alcuni casi speculatori o che hanno sperperato risorse pubbliche. Abbiamo una proposta che non è il Vangelo, può essere migliorabile, ma non accettiamo il commissariamento, quindi su questo ho mantenuto, diciamo, una posizione ferma. Il Presidente del Consiglio ha ribadito che la legge sta là e quindi lui la deve attuare. Vediamo quali saranno le prossime mosse del Presidente del Consiglio. Poi abbiamo fatto il punto importante sul nostro progetto delle vele, che ha mostrato, ho visto il Presidente del Consiglio molto interessato. Del resto là siamo in una fase molto avanzata e contiamo di chiudere prima dell'estate. Abbattimento vele, riqualificazione, un progetto enorme, dove sarebbe interessante porre la sede della città metropolitana, quindi Scampia come epicentro e cuore della città metropolitana di Napoli, quindi non più periferia ma centro. Quindi il Presidente del Consiglio ha accolto questa proposta, mi è parso di capire, con grande interesse. Si sta lavorando bene insieme su un'opera strategica dell'area urbana e della città di Napoli, della metropolitana. Il Presidente del Consiglio ha fatto i complimenti per il lavoro che stiamo facendo, ha detto che verrà il 16 maggio a inaugurarla. E poi abbiamo sottolineato, e ho sottolineato non solo per la città di Napoli, ma per tutti i sindaci, l'insopportabilità dei tagli, e soprattutto una riforma come quella città metropolitana, molto voluta da questo governo e da questo Parlamento, che nasce senza risorse, con le gambe spezzate, col taglio al personale. E ho fatto poi notare che la discriminazione è ancora più inaccettabile, che sa di beffa che la città di Napoli, che non ha indebitamento, che non ha violato norme, che non deve essere applicate sanzioni e altro, paga il tributo più alto, e il Presidente del Consiglio ha convenuto che su questo si deve registrare una correzione e che la dovrebbe realizzare anche l'ANCI, perché da questo punto di vista è compito anche del Presidente Fassino trovare un equilibrio all'interno delle città metropolitane. Quindi credo che sia stato un incontro importante, perché si è riconosciuta una legittimità importante alle proposte della città di Napoli, nell'ambito di un confronto chiaro, franco e spero costruttivo.